Quindi proprio qui ai nostri microfoni parlava di un rapporto dei servizi segreti che documenterebbe esattamente il centro delle accuse che vengono avanzate ad alcune organizzazioni non governative. Ci dice di più, senatore? Sì, confermo la nostra posizione, innanzitutto è quella di dare il massimo sostegno, ma non solo come politica, ma anche dal punto di vista del governo in termini di risorse al procuratore Zuccaro, che ha udito in Comitato Schengen il 22 di marzo, ha detto delle cose veramente importanti. Qui non si tratta di fare strumentalizzazione, come ha detto il rappresentante di Medici Senza Frontiere, perché si vuole nascondere il problema delle morti in mare. Noi siamo convinti che la presenza delle ONG spuntate come funghi, come ha detto Zuccaro, nell'ultimo quadrimestre dello scorso anno, rappresentino uno dei tanti elementi di pull factor che fanno, che incentivino la partenza in mare di diverse imbarcazioni inadeguate, gommoni cinesi, e che stanno creando lo stallo nella indagine investigativa da parte della Procura. Però ho sentito che il Sì. procuratore di Siracusa ha smentito, ha No, non ha sconfessato. smentito, no, Ha non ha sconfessato smentito. però No, 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 no. Lui ha l'accusa detto principale sulla quale si fonda no. quello che ha detto appunto il procuratore Il procuratore Zuccaro. di Siracusa ha detto che lui non ha evidenze in ordine a contatti diretti tra trafficanti di migranti e alcune organizzazioni governative, cosa che ha confermato più volte il procuratore Zuccaro, sottolineando il fatto che però non ha la possibilità di utilizzare queste evidenze per aprire un fascicolo di indagine di rilievo penale. Noi siamo invece convinti che il lavoro di intelligence dei servizi italiani, sicuramente dei tedeschi e degli olandesi ci sia, ne ha fatto riferimento Matteo Salvini, e proprio non più tardi di un'ora fa in Senato, come Lega, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare a Gentiloni chiedendo se esiste un fascicolo, chiedendo se la Procura di Catania e le altre procure hanno chiesto accesso agli atti e documenti forniti al DIS, al Dipartimento per l'Informazione e per la Sicurezza, che fa riferimento a Gentiloni, frutto del lavoro dei nostri servizi o frutto dei lavori di servizi di paesi esteri, e chiediamo altresì a Gentiloni se di fronte a queste richieste lui li ha rilasciati, ovvero sia ha posto Cioè il segreto di voi Stato. volete, chiedete appunto di far No, noi chiarezza e anche chiediamo la posizione della trasparenza, noi chiediamo Presidenza del Consiglio. trasparenza. Bene, Arrigoni, Guardi, prego. questo Certamente. è un fallimento del governo in ordine alla gestione dell'immigrazione. Io voglio ricordare alcuni dati. I morti fino al 2013 erano mediamente 200 all'anno, dati dell'Organizzazione per l'immigrazione internazionale. Poi c'è stata la strage di Lampedusa nell'ottobre 2013, parte Mare Nostrum, e da lì c'è stato un'ecatombe. Sono stati 3.000 i morti nel 2014, 3.007 nel 2015, e lo scorso anno, quando le ONG hanno iniziato, diciamo, soprattutto quelle straniere che si sono affiancate a Medici Senza Frontiere e Save the Children, i morti sono saliti a oltre 5.000. È innegabile che la presenza di imbarcazioni dell'ONG, praticamente al limite delle acque della Libia, con i riflettori accesi H24, incentiva le partenze Cioè dal sono un mare fattore di e fa attrazione sì, per la partenza, assolutamente dice sì, e lei. fa sì, e E fa questa è sì, la e fa accusa sì, principale. che i trafficanti non mettono nemmeno lo scafista a guidare il gommone, ma individuano il ragazzo più sveglio, gli danno la bussola, gli danno il telefono satellitare, li fanno partire con questi gommoni inadeguati. Da lì la denuncia del procuratore di Catania, perché questa cosa, oltre a non diminuire le morti in mare, anzi probabilmente sono aumentate, ha creato lo stallo praticamente nell'attività giudiziaria, cosa che oggi un distinguo l'ha fatto il procuratore di Siracusa. Però io sto alle parole del procuratore di Catania, che deve avere dalla politica e soprattutto dal ministro della giustizia il massimo sostegno. Un'accusa come quella che dei privati non si possono sostituire allo Stato per realizzare dei corridoi umanitari è un'accusa che non deve assolutamente cadere. È chiaro che tutto questo
rientra praticamente in una gestione irresponsabile dell'immigrazione da parte del governo italiano, che ha avuto, diciamo, questo suo inizio di irresponsabilità dal 2013 per venire ai giorni nostri. Oh, in questi due minuti che rimangono, proprio al senatore Arrigone e anche a Fabri se ne ha voglia di commentare le immagini, fra un minuto dobbiamo chiudere, che ci raccontano di un controllo a tappeto, di un vero e proprio blitz, le possiamo vedere insieme, intorno all'area della stazione centrale a Milano. Siamo praticamente in centro a Milano, e allora guardatele insieme, perché si tratta di un blitz che è già stato commentato poco fa, appunto, una maxi operazione della polizia intorno alla stazione. Viene prevista anche la chiusura di tutti gli ingressi della stazione, anche quelli laterali, e la polizia sta procedendo a prendere tutte le rilevazioni per cercare di capire le generalità delle persone. Operazione iniziata da poco, ma insomma continuerà nei prossimi minuti. Che dice senatore Arrigoni? Le chiedo. Queste si chiamano operazioni di rintraccio e di controllo. Guardi, nel triennio 2014-2016 sono entrati nel nostro paese via mare 505.000 persone e solo 270.000 hanno fatto richiesta di asilo. Quindi vuol dire che solo qua ci sono 240.000 persone che sono sparite, sono irregolari, quindi clandestini, e quindi questi controlli devono essere assolutamente fatti. Questa è una risposta a quanto è successo 10 giorni fa proprio nel piazzale della stazione, dove di fronte a delle richieste dei controlli da parte dei militari del progetto Città Sicure c'è stato praticamente 4-5 militari che sono stati circondati da un centinaio di extracomunitari. Per tornare al discorso di prima, non ci possiamo tornare perché devo andare in pubblicità. Senatore, che adesso il presidente del Copasir, Stucchi, che lei evidentemente conosce bene, dice: non c'è nessun dossier 007 sui rapporti fra ONG e scafisti, sono state fatte le verifiche, sono state assunte informazioni, e così appunto il presidente del Copasir riferisce dopo a noi risponderà Gentiloni con la nostra interrogazione. Comunque le riferivo appunto quanto ha detto Stucchi. Devo andare in pubblicità, senatore, la torneremo a intervistare, c'è il telegiornale 17. La ringrazio per essere stato con noi, Olivia Tassara, in vostra compagnia. Grazie a voi. Ringrazio anche Fabri, grazie davvero e buon lavoro. La saluto, arrivederci. Grazie a voi. E noi domani alle 15 saremo ancora Sky TG24 pomeriggio. Grazie davvero a tutti, buon proseguimento.